Questa potrebbe essere la cameretta di un bambino qualsiasi, ma si dà il caso che appartenga a un bambino di nome Christopher Robin. Come gran parte dei suoi coetanei, Christopher Robin ha per compagni di giochi degli animali di pezza e insieme vivono molte avventure straordinarie in un posto incantato che si chiama il Bosco dei Cento Acri. Ma di tutti i suoi amici animali, il miglior amico di Christopher Robin è un orsetto di nome Winnie Pooh. Winnie Pooh! Aspetta mezzo minuto! Ma insomma, qui pare che tutte le storie parlino solo di quello sacco di un orsetto. Sentiamo, Tigro, di chi dovrebbe parlare questa storia? Ecco, si dà il caso che io conosca un certo qualcuno estremamente affascinante, per non dire bello e disinvolto. Ma ormai il titolo è Winnie Pooh. Oh, provvedo subito. Fatto. Ecco qua, questo sì che è un bel titolo. E a proposito di cose belle... Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità. Non sono le lenti dei pigri, ma ricchi di elasticità. Rimbalzano come delle palle tutte intorno a te. Ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto me. Non vado in giro in pigiama, sono davvero faceto. Chi mi conosce mi ama, è per questo che io ripeto. La cosa più bella dei tigri è che sono davvero uno spazzo. Non sono né grassi né magri, ma a volte fanno un po' chiasso. E il mio ruggito è striminzito come un miagolio. Ma è bello pensare che il tigre più tigro del mondo sono io. Sono solo un...